Bentornati, sesta parte della notte delle leggende. Insomma, nel calcio la scaramanzia è importante, specialmente quando si vince, specialmente quando si è vicino a uno scudetto storico. Nello Santini, che abbiamo intervistato al Philadelphia, ci racconta qualcuno di questi aneddoti. Però ti chiedo invece qualcosa fuori campo, perché voi avevate davvero tanti riti scaramantici, avete raccontato in questi 40 anni, ad esempio sul pullman Castellini agitato, Patrizio Sala dormiva, Graziani diceva inizia l'operazione il giorno prima, ricordiamo la scena del distributore di benzina dove Zaccarelli fece il provino prima di Milan-Torino e poi andasse sempre dove c'era il distributore di benzina. Insomma, ti ci racconti qualcosa di questi aneddoti? Ma questo aneddoto l'hanno già raccontato tutti, si può dire scaramanzia sicuramente. In assoluto, perché quando le cose vanno bene si continua a fare le stesse cose, perciò si passava nella stessa via, il stesso cane che non c'era ci si fermava, non lo aspettavamo, poi si ripartiva, vestiti sempre uguale, il posto in pullman sempre uguale, quell'altro che dormiva oppure faceva finta di dormire, quell'altro che diceva no, io voglio sentire un po' di musica, no, radice assolutamente silenzio, tombale, si poteva proprio respirare, era una concentrazione già usciti dall'hotel e arrivare fino qui al Philadelphia, perciò era una, come si chiama, una serie di cose che facevano parte proprio di quelle annate, ecco. Ecco, Patrizio Sala, in effetti Nello diceva forse facevi finta di dormire sul pullman. Finta. O dormivi davvero? L'incoscienza dei vent'anni. No, dormivo perché per me la partita era come quando ero all'oratorio, come quando giocavo nella squadra del mio paese. Per me era la stessa cosa, non avvertivo questa tensione, questo serpentone che molti sentono. Per me la partita era non una scampagnata, no, però era come affrontare il compagno all'oratorio o la squadra dell'oratorio. Io l'ho vissuta così, poi chi ci vuol credere, chi non ci vuol credere, prenda se ne vada. No, crediamo. Ci crediamo. Patrizio, ci crediamo. Ci credono. Ci crediamo che dormire. Io mi ricordo che avevamo due scaramanzie meravigliose. Ecco, sì. Una era sul lungo Po, il leone che doveva stare sul piedistallo. Bravissimo. Se, quando passava il pullman, il leone doveva stare sul piedistallo, se non era lì, ma c'era sempre. E poi facciamo Corso Bramante, scendevamo sotto per girare a sinistra per andare verso lo stadio e ci doveva essere la ragazza che usciva dal balcone, che noi l'avevamo soprannominata Bagnacauda. Non so come mai l'avevamo soprannominata Bagnacauda, anche perché lei tutte le domeniche, noi mentre passava il pullman, tutti, ci sarà, quando usciva questa, un boato dentro il pullman, sembrava una squadra che andava a merende invece di andare allo stadio. Ecco, queste due scaramanzie me le ricordo in maniera molto nitida, il leone e questa ragazza erano fondamentali, per noi noi a quel punto stavamo già 1-0 per noi. Una volta non c'era sul balcone, tutti a dire all'autista, fermati perché deve uscire, non potevamo passare senza che l'avessimo visto. Ma quindi non c'era silenzio sul pullman anche quando si andavate allo stadio? No, c'era silenzio assoluto? C'era silenzio, anche perché... Sì, Gigi no, voleva quello. C'era. Ma tanto con Gigi bisognava stare zitti sul pullman perché sennò si arrabbiava. Concentrazione. Bisognava stare zitti e concentrarsi sulla partita. Quella era la cosa minima che ci chiedeva. Ma del resto penso che quando sei a un'ora dalla partita, un'ora e un quarto della partita, difficilmente sul pullman c'è baraonda o che cosa. Non è come vedi adesso che c'hanno le cuffie e senti tutun 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 la musica sottofondo e vanno in campo, non si parlano nemmeno. Non sanno come arriva la palla. Noi avevamo perlomeno, ci hanno insegnato i nostri compagni, cominciando da Giorgio, che in campo si va per vincere la partita con la maglia che ci abbiamo addosso, punto e basta. Ale? Sì, a proposito di Giorgio, allora faccio raccontare ad Amos Ferrini, dico così vagamente, poi lo spieghi bene tu, l'aneddoto della pompa di benzina. Sì. Praticamente c'era Zaccarelli che aveva una contrattura, quindi non era in piena forma e dovevano fargli un provino prima della partita per vedere le sue condizioni, se metterlo titolare o meno. E allora si è fermato il pullman perché in una piazzola di un distributore. È sceso papà con Zaccarelli e hanno cominciato a vedere le sue condizioni con due palleggi così ed era a posto, risalgono sul pullman e hanno vinto la partita.
E da lì Gigi, il mister, ha preso questo fatto come una cosa un po' scaramantica, e da lì in poi ha voluto sempre cercare un albergo con un distributore vicino, perché era diventato questa cosa ormai fondamentale per l'umore dei ragazzi. Ecco, con un gol di Zaccarelli, tra l'altro, partita vinta con un gol di Zaccarelli. Gol di Zaccarelli, sì, il gol decisivo. Ecco, a proposito di aneddoti, sicuramente non lo so, magari anche nel Toro di Giagnoni magari c'era qualche rito scaramantico, chiedo ad Angelo o a Ilio. Ce n'era tra Giagnoni e Agropi, non so chi perdeva la testa tra tutti e due, ma pieni zeppi, ma penso che il mondo del calcio è pieno di questo, di Rocco che voleva No. Rocco ne aveva microfono. No, comunque non ho diritti scaramantici, ne aveva fin sopra i capelli Rocco a Milano, eccetera. Però Giagnoni lo sappiamo tutti, col bacco, sciarpa, la scarpa che doveva entrare col piede sinistro invece che quello destro in spogliatoio, tutte queste cose erano, per lui erano basilari, no? Poi a casa non so quante ne facesse, è vero, questo lo puoi raccontare. A casa ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto quando non andavamo allo stadio, e se si vinceva nessuno poteva più muoversi, tutti immobili, a costo di farsi venire un piede blu, ma era così, quindi sciocchezze, però ci credevamo e funzionavano, strano. Di solito sono i vestiti, le sciarpe, non lo sappiamo, vestiti, sciarpe, berretto. Alessandro, però visto che queste rite scamanti ci portavano bene, continuiamo a vedere il film di quel campionato dello scudetto 75-76. Sì, esplode il Toro ed esplode anche Ciccio Graziani, perché il Toro vince a San Siro, è la prima vittoria in trasferta alla Scala del Calcio ed è la vittoria veramente che, dopo aver battuto il Napoli, dopo aver vinto con la Juve, è la vittoria che fa capire che quel Toro, tanto sottovalutato da qualcuno all'inizio, potrà competere per lo scudetto. Dopo Torino-Como 1-0, gol ancora di Ciccio Graziani, ancora Graziani a segno a Firenze, e poi l'ultima vittoria di questa serie, la quinta di fila, Toro-Lazio. Insomma, Ciccio, sei partito e non ti ha più fermato nessuno. Sì, beh, dopo c'è stato anche un pizzico di fortuna in più. Rispetto all'inizio ero più convinto, i compagni mi facevano sentire sempre più importante, mi davano una carica enorme, e poi devo dire anche che l'intesa con Paolo migliorava sempre settimana dopo settimana. Io credo, l'ho detto tante volte e lo ripeto come ho fatto prima con Claudio, io credo che lui sia stata la mia fortuna e nello stesso tempo penso anch'io di essere stato un po' la sua fortuna. Perché ci siamo integrati così bene, eravamo una coppia che funzionava a meraviglia. A volte noi mettevamo in difficoltà gli avversari perché non parlavamo mai noi in campo. Noi sapevamo soltanto a volte dagli sguardi e dal movimento se Paolo si muove, chi si muoveva prima dovevamo fare il movimento contrario. Quindi se io in un movimento di Claudio o di Patrizio, di qualsiasi che andava sul fondo a mettere la palla, se Paolo si muoveva andava sul primo, io andavo subito sul secondo. Se Paolo andava sul secondo io tagliavo sul primo. E questo metteva sempre in crisi gli avversari, perché noi non c'era mai capitato di andare tutti e due sul primo, tutti e due sul secondo. Ci siamo contemplati e ci siamo assemblati così bene che siamo stati fortunati ad incontrarci, perché poi il nostro incontro è stata la fortuna nostra e la fortuna del Toro con cui abbiamo giocato tanti anni. Ciccio ha cominciato a segnare quando ha capito quando io mettevo la palla. Anche. O destro o sinistro. Ecco, ricordiamo che vi abbiamo messo in una posizione privilegiata rispetto agli altri compagni. Sì, perché infatti volevamo chiedere come perché mai. Perché Pulice Graziani è la prima volta che sono in televisione assieme da quando hanno lasciato la maglia del Torino. Quindi ringraziamo. Io potevo star là. No, però è una cosa che abbiamo dato subito e subito vi abbiamo detto: guardate che questa cosa qui non va bene, perché noi eravamo squadra 40 anni fa e vogliamo essere squadra ancora oggi. Devo confermare questo, non ci sono. Sì. Mentre venivamo in macchina si alternavano, diciamo, i miei sfoghi sul traffico alle parole di Ciccio che continuava a dire: no, ma siamo squadra, metteteci là con loro, siamo squadra. Però, no, ma siete squadra, però così interloquite la vicenda. No, perché poi in una squadra ci sono le qualità, ci sono giocatori più dotati, giocatori meno dotati.
risultati, ma ti posso assicurare che la forza di quel gruppo era proprio che ci volevamo bene, era un gruppo unito, ci allenavamo sempre con grande intensità, mai screzi, mai discussioni, nessuna prima donna, e questo era un po' il nostro segreto, la nostra forza, per cui quando ci siamo ritrovati così, messi in questa maniera, sembrava quasi che fossimo dei privilegiati, ma non lo vogliamo, non lo vogliamo essere nella maniera più assoluta. Alessandro? Sì, è arrivato il momento degli amici che ci hanno accompagnato durante la stagione e che ci hanno dato una mano, come ho detto all'inizio, chi in un modo, chi in un altro, per realizzare questa puntata. C'è l'avvocato Marengo che ha qualche domanda o un aneddoto da dire. Una domanda più che altro a Paolo Puglio, a Claudio Sala. In quegli anni lì, negli anni 70, il Torino ha vinto due scudetti. Uno l'ha vinto, gliel'ha riconosciuto, l'altro gliel'hanno rubato. Inizio con il campionato 72. Furono due squadre molto diverse tra loro in campo, quella del 72 e quella del 75-76 e poi 76-77. Ecco, chiedo appunto a Claudio Sala e a Puppi, che sono stati protagonisti in entrambe, qual era la differenza tra le due squadre? Ma secondo me la differenza che c'era è stata molto, molto semplice. La prima, la squadra diciamo del 72 aveva dei giocatori che magari tecnicamente erano meno realisti, non meno bravi, meno realisti di quelli del 76. Però c'era gente con un carattere molto più forte, perché il carattere di Giorgio non lo toglievi, era inesistente, non l'abbiamo più trovato in un'altra persona. C'era un altro, Patrizio Sala ha preso il posto di Agroppi. Sì. Quindi Aldo non era uno tanto leggero, anche se tanta gente, il Caporale ha preso il posto di Cereser. Parliamo di persone, c'era Fossati al posto di Salvadori. Però era tutta gente che quando si andava in campo, e si è detto prima, i derby abbiamo cominciato a vincerli, non dal 76 in avanti, prima, con quella gente. Tutti si ricordano semplicemente il gol annullato a Genova da Groppi, una roba. Tanti si dimenticano anche che 15 giorni dopo il gol di Toschi a San Siro col Milan, che c'è stato annullato. Carica di rosato su Cudicini. Sì, lì è venuto fuori di tutto. No, non era rosato. Non era rosato, era Aquiletti che ha fatto due partite con l'arbitro di Cormos che è strano, due arbitri che poi non hanno più arbitrato. E Toselli, esatto. Beh, e Toselli. Volevo legarmi poi prima, scusa, a una cosa che diceva Ciccio della squadra. Certo. Io per dare l'esempio di come eravamo, faccio l'esempio molto semplice, dico sempre ai bambini, quando si va in giro a spasso per le strade, la prima cosa di una casa che vedi che cos'è? Il tetto. Quando parli di una squadra, di chi parli? Di chi fa gol. Però ricordiamoci una cosa, che il tetto senza i pilastri e le fondamenta non sta in piedi. Io e Ciccio, senza gli altri compagni, non facevamo quei gol. Quindi, anche quando Claudio dice che noi andavamo sotto la curva una roba, sì, magari il gesto, l'istinto immediato era quello di esplodere. Scherzavo. Però, lo so che scherzavi, però quei gesti erano fatti per rispetto nel confronto di tutti quelli che venivano a sostenerci alla domenica. E sapevano quelle persone che noi eravamo un pezzo unico. Certo. E la dimostrazione la stiamo vedendo che siamo ancora qui oggi a distanza di 40 anni a parlare di queste cose. Adesso facciamo un applauso a tutti, noi ci fermiamo, poi prendiamo il film del campionato, abbiamo visto una bella striscia di vittorie, a metà gennaio il Torino rallenta un po' il cammino, ma ne parliamo tra pochissimo.